iniziato a fare teatro che ero ragazzina, chiedendomi ma sono abbastanza brava, non sono abbastanza brava, lo posso fare, non lo posso fare. E sempre alla ricerca spasmodica di qualcuno che mi dicesse come si fa. Ho cercato tanto. Quello che più mi ha aiutato è stato studiare il metodo, mettendo insieme i sensi e l'analisi del testo e contemporaneamente l'emotività, il tuo vissuto. Il testo è quello, e però allora per riuscire a renderlo vivo, perché non rimanga appunto un rito, allora significa che allora dietro quelle parole tu devi trovare che cosa significano innanzitutto, che cosa ti ricordano, dargli uno spessore tale per cui poi tu riesci a mettere tutte queste cose che hai pensato e hai inventato, tutte le immagini che ti sono venute, le riesci a mettere negli interstizi, a metterti te come interprete nei buchi delle parole, perché le parole già dicono tantissimo, quindi poi non, a loro non devi aggiungere molto, loro basta che le dici. Era un personaggio che era nato per un altro spettacolo, poi lì non, alla fine non era riuscito ad entrare, quindi evidentemente questa presenza, lei continuava a spingere per entrare in qualunque cosa io facessi, e lei per me è un po' il mio alter ego, anzi credo di essermi salvata con la sua presenza fuori da me. Vado là, cioè, mi mancavano le parole e gliela faccio vedere io chi sono. Io non so scrivere. Sì, io vado là, dico la mia battuta, e anche se non mi prendono, vuoi che non ci sia qualcuno tipo al bar? Sì, qualcuno al bar che conosce qualcun altro che poi... Sì, è così che funziona, lo so. Ho iniziato a parlarne con Christian. Io entro dentro. Lui è riuscito nella sua scrittura. Nello studio 5. Prendere questa quotidianità o 6, così lirica, così poetica. O anche 7. E mi sparano le luci in faccia. Dico la mia battuta e loro mi dicono vada pure signorina, le faremo sapere, grazie. E a quel punto lì io mi gioco tutto. C'è un sistema teatrale un po' asfittico in questo momento che secondo me deve riuscire a trovare una sua via di resurrezione. Il pubblico è molto poco, sono solo addetti ai lavori, c'è poco interesse comune per delle storie che vengono raccontate da persone umane sopra un palcoscenico. Questo non vuol dire che poi non ci siano delle persone che hanno delle buone idee e cercano disperatamente spazi o luoghi per attuarle. Osare, sperimentare, inventarsi progetti, mettersi in rete, cioè comunque cominciare una relazione maggiore sia tra artisti singoli che tra compagnie. Aiutarsi sulle questioni pratiche di gestione e organizzative per far sì che poi ognuno sia indipendente nella sua creazione artistica. Cioè, aprire anche i luoghi del teatro, che ci sono edifici meravigliosi che aprono soltanto dalle 7 di sera al 10 di sera e invece potrebbero essere dei luoghi di aggregazione in cui si mostra come avviene il lavoro.